pi. Voi non sentite Martin, ma io lo sento. Avete visto? È l'anniversario dell'affiliato, signori. Cappellino per me. Ciao. Ciao Lilly. Aspetta che vi metto l'audio di Martin, va, che mi pare brutto che non ci sia. Non mi ricordo dov'è. Ah, qua. Aggiungi, eccolo qua. Magari lo mettiamo sotto. Eccolo qua. A posto, ora ti sentono. È in live, stronzo. Ma ragazzi, ma è un'ora che avrò... No, un'ora no. Però 20 minuti buoni che ho premuto su TikTok Live Studio e ancora non si è avviato. Cioè, parliamone, per favore. Toglilo da TikTok. No, ancora non si è avviato. Come lo tolgo? Cosa tolgo se non si è avviato? Goku, non lo sai. Ma presso... Questa mi sembra di conoscerla. Allora... Che cazzo è? Ho perso Marti. Game over. Game over. Offer. Game over. È proprio lo stato di Marti! Giochino tra me e Lilly continua. Ancora devo mettere quella quella storia lì. Lilly scrive: Martin, che problemi hai? Che cazzo, ti fai sempre riconoscere tu, coglione. Non è... Allora, uno, dos, tres. Interessante. Ammettilo che ormai lo fai solo per intrattenere me e Andrea, vero? Secondo me sì. Ti saluto Serena. No. A te. E chi è? Ciao Sere, voglio più bene a Jessica. E che cazzo. No, scherzo Sere. Pensa a te, penso. Adesso dico a Jessica di entrare in... Mancano? E però noi abbiamo prima, siamo dei geni. Sono diabolico. Pensa, non mi ha abbassato la reputazione abbandonare la partita. Ok Martin, mi rimangio il saluto e vado a piangere. Ciao a tutti, no. Sono Martin. No, mo non andare a piangere. Ha detto che scherzava, fatti una risata. Sì, infatti, dai. Scherzo, dai. Lo sanno tutti che non scherzo, dai. Scherzo. Ti stai scavando la fuessa. Preparazione dello studio. Vedo che l'hanno aggiornato bene TikTok Live Studio, ragazzi. Sta preparando un trilocale, no? Uno studio. Mi sta facendo pure la cucina. Tichete tochete, dai. Volevo, però se TikTok non vuole, che cazzo ti devo dire? Se poi crashi... No, posso. Posso. Beh, io intanto avvio... Perché sei tu così basso? Perché ho abbassato... No, è impossibile. Scusatemi. A posto. Avevo l'audio sul party. C'è Jessica in live che riscatta lo squalo. Jessica, non abbiamo ancora startato. Hai 30 secondi.
Niente, solo per questo dovremmo avviare da soli. Avviamo da soli. Mati, non mi ricordo quant'è che dura una partita di calcio? 90 minuti, 95 95 se non ci sono i supplementari. Dillo Martin, dillo adesso. L'ha detto, guarda, ha detto a Serena. Se le vuole bene a me, no a Martin. No, veramente la cosa era diversa a Jessica, però. Ragazzi, il bicchiere piange. Donate. Ma ciao. Ma quanto è entrata che non mi ha dato neanche la notifica? Buongiorno. Quando vuoi Non l'ho rientrare? sentito perché c'era ancora la musichetta. Martin, non ti ha sentito, Serena. Sì, Secondo vabbè, me è Serena, tutta una tutte scuse c'hai, cazzata voglio dire. incredibile. Togli Guarda un po'. la musica che c'è dalle Tolgo tutti gli orecchie. alert. Tolgo tutti gli. Guarda. To, vai. Aspetta, ne riscatto uno e ti dico quando parlare. Non so. Vogliamo anche cappuccio Vuoi anche la mia e brioche? fetta? No, la tua no, grazie. La Che puzza di sua cacca. no. E come fai a Ne sapere che sai puzza di tu? cacca? Come lo Eh? sai? Perché? Lo sapevamo solo io e lui e il suo bagno fino ad ora. Già che si blocca l'audio. Si blocca l'audio? Pensa che non ho neanche aperto TikTok adesso. Toh, lo togliamo. Si blocca ancora? Scatta. Fammi abbassare il volume di Martin che mi sta uccidendo. Falli parlare. Martin, cantami una canzone. Più. E poi? No, che cazzo di canzone vuoi che ti Ma che canto? ne Poi è so? copyright, no, E cantamene una tua. le mie sono solo volgari, lo sai, no? Sei tu sei proprio volgare di tuo. Una non volgare, intendevo. Non le ho, non le ho. Non le ho. Appena comincio a cantare divento copyright. Lascia stare. Cantami Mad Men. Poi Ok. ci litigo io con lui. Ok, però non è ancora ok. Asere! Vieni in party! Ok, ora li sento. Me. Sei tu, amo, che vai a scatti nella tua vita e volevi dare la colpa a Martin. Vai, Era startisca! anche il mese. Io ci sono, startischi. Ti butto fuori se dici di nuovo start, Startischi ho detto, non ho detto starta. Ah, eh? cazzo. No, Jay, non posso, c'è Martin che non mi vuole bene. Ma non è vero. Ma ti voglio bene io, lascia Ma perdere sto cosa cazzo ce cretino. ne frega? Lascia perdere sto scemo. Scemo più Sai scemo. cosa sto cercando, Andre? Allora, avrei tante opzioni. Il P-Pass. Ok, avevo Non è uno tante. sponsorizzazione. No, sì, Ma perché tipo. poteva essere pure una donna. Tipo. Ma. Per essere molto generici, ecco. Ma che cazzo mi hai inviato? E quelli che. I pipas. Ho capito. Il Schiacciatine di niente, devo pane con ascoltare l'audio. semi di girasole. Ma sai che sono Perdonami. strabuoni? Ma io li guardo ma vedo solo pane, non vedo i semi. No, no, zio, perché ho Però aggiunto senza questa cosa. zuccheri, senza aggiunti. Ma come senza zuccheri? C'è scritto senza Ma. zuccheri, poi in grande senza aggiunti. Sì, io non lo leggo, dove cazzo lo vedo? Minchia, fra! Ah, lì, È davanti! ok. Come cazzo fa? Non Ecco! l'ho mai letto in vita mia, Ma mai. sei cieco! Tipo Ludovica! Sì, cercherà una donna tipo Ludovica, Martin, prima o poi. Cambiamo la scena, se no me lo dimentico. Alert! Eccolo qua. I gol, ragazzi! Sì, però non possono essere mezze italiane e mezze spagnole, desde 1969. Anima mia.
fatti i cazzi tua. Vabbè. Martin, prima ho fatto una cosa che fa sempre Serena. L'ho ripagata con la sua stessa moneta. Le ho chiesto, le ho mandato due cuffie. E le ho detto, scegli tra una delle due. Ne ha scelta una e io ho scelto le altre. Pam. Così, se aveva il dubbio, la preoccupazione, perché lei pensava che io le volessi comprare per lei. E ho detto, haha, hai indovinato. Hai sbagliato. Hai sbagliato, hai ragione. Sei una cacca. Ma sono in difesa? Oddio, che Pasque. Useranno gli Che Pasque? Sì. Come hai indovinato? No, sto scherzando. C'è un mondo nuovo. Lo sapevi? L'ho suonata l'ho cantata malissimo apposta per non farlo sapere a nessuno. Qui che aspetta solo te. Ma come solo te? Solo noi. Solo noi. Adesso che ci siete voi. All'inizio era solo te perché era dedicata a Eva. Poi l'ha dedicata un po' a tutta la famiglia. È vero. Dopo la seconda terza stagione tu sai che nella sigla del Principe di Bel-Air, se ti vai a rivedere le prime puntate, nella prima stagione lui non dice alla fine non dice Willy il super figo di Bel-Air, dice Willy il uomo di colore di Bel-Air. Però poi l'hanno cambiato perché hanno detto giustamente a Bel-Air sono tutti di colore. Perché è troppo vocale. A parte quello. Però a Bel-Air sono tutti di colore. Cioè non è che lui era in un quartiere di bianchi, capito? Ragazzi, mi è crashato Rainbow. Manu, ma vattene! Ma che cazzo fai? Arrivi tu e succedono ste cose. Martin? Oddio. Andre? Mi si è chiuso Rainbow! E io sono il nuovo capo squadra. Jessica, ascoltami, quitta. No, non funziona così. Ma ragazzi, ma che cos'è sta storia? Di nuovo? Eh no, oggi è crashato per connessione. Adesso è proprio stato un errore di gioco incredibile. Ciao Manu, però mi fa piacere vederti. Mi ha pushato il back da Porta d'Aguilera. What up? Io non sto vedendo niente, quindi per me non esiste niente quello che stai dicendo. C'è anche il back lì, Martin. Devo cenerare. Niente ragazzi, mi sa che questa sera... Ma... Vigil, che cazzo stai facendo, Vigil? Numero uno, Vigil. Dai, zio... Sono in due e è riuscito a plantare 2 contro 1. Ho capito. È arrivato e ed è crashato tutto. Vigil non sa giocare. Vorrei insultarlo. Mi piacerebbe insultarlo insieme a te, però sai, non sono ancora in partita. Di gioco insultalo. Andre, clipa. Non ci sono. Clipa. Mamma che... Qualcuno può chiamare un membro, uno staff, un team di sviluppo Ubisoft, denunciamo Ubisoft e farlo entrare in stream e fargli vedere questo e fargli, e qualcuno gli dica ciao Lilli, non è normale, per piacere. E questo perché è piaciuto la live? Beh, è crashato proprio il gioco, non è crashato di connessione, però si è chiuso. Ah, guarda che velocità però a rientrare. Minchia, PS5, ragazzi. Non è come. Ma fratello, tempo che ho fatto riconnetti. Ma sì, ok. Ma dal momento in cui ho fatto riconnetti è stato 3 secondi. Fosse sempre così. Vabbè, però dice per essere buon campino gli ho fatto il glaz. Dice, sì, non l'hai fatto semplicemente. Voilà, full sole sì che l'ho nero. Fatto. Ma io chiedo,
Non vedi che c'è una Non chip? ce l'ha la Sole Nero per Jaeger, se l'è shoppato. Non ce l'ho anche per il Tonka. Quella la puoi vendere a un casino, tra l'altro, ho visto, sai? No, figa, ci ho No, messo non ha senso 6 vendertela anni. perché ci... esatto. Ci vuole un millennio per trovarla. Però se tu avessi un culo grande così, non stai vedendo Sì, la ma tu scherzi, live? va che la Sole Nero l'ho trovata tipo in questa season. Ragazzi, ho abbassato un pelo il microfono perché riguardando la live oggi a metà del volume sentivo che era veramente alto. Nessuno mi diceva un cazzo. Come si sente adesso? Proteggete Proteggete Vediamo se le c'è qualche americano che mi compra una singolare di Fuse a 2000 crediti. Secondo me pure qualche uzbeko c'è che te la compra. Immagino. Perché io sono fidanzato e tu no. Lily infierisce. Ok, Lily. Non posso tollerare tali atteggiamenti. Ma dov'è il mouse? Ma perché lo sposto sempre? Mancano 10 secondi. Guarda, notizie, sono felice per te. Lo siamo tutti. Restano Allora, vado a provare di nuovo lo Spawn Kill. Vediamo se crasho di nuovo. Cioè... 44. Scusami, Peach. A quanto pare, quando mi ci sono messo io è crashato tutto. Quando si mette Vigil, tutto a posto. Aspetta, che barico Levati. qua. No, troppo alta. Eh sì, mettila qua, no? Vai, sposati. Ragazzi, voglio un FPS creato da Rockstar. Vai, via Kilmone. Ciapa! Capo, fe. Che era il back, Marty? No, era Marty, ok, mette muri. difesa. Tirampira, tirampira. Stavo per romperti il drone. C'è uno lì dove ho pingato. No, sì, non lo rivedo. Si è stordito, si è stordito. Sì. Mi sa che c'è uno o in VIP o in corridoio vaso. Cambio caricatore! Godicchio. Godicchio, ma non apro. Dov'è Capitao? Se mi colpisci di nuovo a cazzo, litighiamo. Ma guardate. Bevo! Vabbè, intanto Sì, prendo è Barca. orrendo. Ragazzi, mi sono dato un colpo di bottiglia nella cuffia. Minchia. Male. Cugina. Forse quelle persone avranno atteggiamenti comunque di interessamento. Allo stesso tempo non voglio neanche dare troppo peso a questi gesti. Bravo! Qualche consiglio? Manu, guarda, io con Serena ho patito. Ah, vedi che negli eventi importanti spunta gente importante. Dovrei fare l'anniversario ogni giorno solo per questo motivo. Chris, come stai? Quella là. Però ci sei Difendete l'area e riuscito, sì, proteggete le se no, mura. insomma, cioè, la questione Manu con... La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Devo trovare il Spettacolo vicino. questo
La questione con Seren è stata parecchio snervante, diciamola così. Perché da una parte vedevo atteggiamenti che mi facevano capire che le interessavo, ma dall'altra sapevo che comunque non si poteva, perché cioè che non poteva essere, perché comunque lei era già sentimentalmente impegnata con un'altra persona e non se la, e giustamente ti dico anche, non sarebbe stato giusto, non se la sentiva. Sono stato giusto a salutare in questo magico momento. Grazie per essere passato, Chris. Un piacere ogni volta. Scorpio, benvenuto. Dov'è il drone? Quante cose che ti perdi, Chris. Il mio declino. Il mio vabbè. Declino. Ah, vabbè, Marti, ci pensavo io, ma tu. C'è altro. Ehi, Glaz. Buonasera, ragazzoli. Benvenuto. Sto ricaricando. Li ho colpiti tutti, ma no, non li ho uccisi, Marco, ragazzi. Metti nell'altro gli azami qua. Oh, il planting garden. Cos'è Wingardium? Sì, pure quello, Leviosa. Leviosa? No, vabbè. È Leviosa, non è Leviosa, raga. Oh, il planting garden. In carpet? Con 30.000 lire il mio falegnaio la faceva meglio. Oh, il Glaz! Il Glaz! Oh, oh. Finca dalla porta, però. Finca dalla porta, però. Quale porta, zio? Ma no! Ma no! No, no, guarda, guarda, guarda il replay, guarda! Ma cos'è? Dai, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Anch'io l'ho fatto al Glaz adesso. Spettacolo! Dentro la dentro la allora, cosa mi sono perso? Lilli che insulta, poi come Chris. Al solito, brava Lilli. Ti trova bene, basta farti. Ah, ban! Ban! No, Lilli no! Esatto, esatto, su questo Lilli ti do veramente ragione. No, Jessica, mi riferivo a te, il ban. Ma tu stai zitto. Adesso cambio stato. Ecco. Te ne vai dall'Italia? Mettiamo. Le ossa. Vai via dall'Italia, Martin, che cambi stato. Hai le ossa dure come no. Le ossa. Già lo sappiamo cosa si sta mettendo. Già lo so. Dove va? Mamma. Posso. Elimina nota, rifai nota. Come si vedeva qualche cosa del collegamento a Twitch. E non sia mai. Ai ai. Cos'è? Bevio. Abbrevio. Questo è per lì. Scopare! Emularlo. Lo so, però era per Lilli. Vabbè, io pusho con Ash. Tra l'altro, Lilli, questo sound riscattato è adatto a te questa sera. Esatto. Sto facendo l'occhiolino nel caso in cui tu non dovessi vederlo, Lilli. Grazie, Jessy, spera domani. Domani, no? Stasera? Ah, vabbè. Ricordavo stasera. Mi raccomando, stasera dai, porte. Vabbè, non so se mai. Magari stasera all'improvviso dice... No, non lavoro più, basta. Facciamolo stasera. Fa così. Andre. Uh-huh. Libero. Guarda. Il bagno è libero. Va, parare. No, ma che cazzo fai? Così se vede la pugno non pensa che ce la congelo. Tra l'altro, frate, oggi sono salito di 200 coppe su
Clash Royale. Dopo un secolo che non giocavo. Esatto, Scorpio, esatto. Niente ragazzi, one tap ma non le cam. Ahimè. Giusto. Oh, che è sto lag? What? Andrea, io sono tipo in bomba. Io sono dietro il tetto, io! Sotto! Ma cioè, frate, è vergognoso quello che è successo. Ed è più vergognoso Andrea, quanta vita. Un'altra pugno. Certo, un'altra certo, pugno. Sto mettendo. È più vergognoso quanta vita ti abbia tolto a te avendo lei 10 di vita, eh. È vero. E dove cazzo stanno? Martin! Martin? No, Martin, Martin verso corridoio VIP. Attento! Planto, Martin! Attenzione, Martin se lo fa! Come Antonio si fa Lilli! È Antonio il nome vero? Perché non vorrei. Porca miseria! Non vorrei aver sbagliato. Guarda che difensivo. Chi tu? Tu dov'eri? Tu che dov'eri? Palle, ho sentito Martin, ho sentito dove? Un passo dietro di me. Mi giro, prendo il pugno d'aria. Siamo volati tutti e due, solo che lui ha vinto. Si sta come. Dovevi sparare da terra, da terra. E niente. Da terra. Il microfono, ragazzi, io spaccherò la postazione prima o poi. Che kill random, ma sempre. Lo farò conoscere era tirargli la coltellata, però. Attenzione, come mai lo farò conoscere a me? Attenzione, io sono uno dei pochi eletti che conoscerà l'eletto, il prescelto. Wow. Chi? Cosa? Hamilton in Ferrari. Esatto. Verstappen. Ah, sì, Poporo. Verstappen. Se fate questa cosa, quando Cennino si arrabbia... Dov'è Nino? Non so. Nessuno gli scrivo di venire. Che è mobo. Dobbiamo individuare una bomba. Ma ce l'abbiamo dove? Fatta. Il mio pilota preferito nella scuderia. Hamilton? Visto, pure Manu se dici poporo si scazza. Povero Verstappen, ultimamente non è molto amato. Sa che devo riprendere a guardare la Ferrari. Ma, ti prego, Lilli, cantala al tuo lui dopo la vostra notte magica. Lo guardi appassionatamente, ti avvicini e gli fai Totoro Max Verstappen. Sound alert, sarà fatto. Ma che cazzo sto facendo? Vabbè, ma quello è... Frate, stavo mettendo la carica in eruzione. Non ti fanno più danni, bello. Il gioco, Nuovo caricatore. Claymore posizionata. Cambio caricatore. Si è droppato. Andrò. Attivo il drone. E qua davanti. Piccone 1, pieno terra. Ah sì? Te lo giuro. No, non è anche la rotation, raga. Però potevi sparargli, cazzo. Stavo urlando, secondo te con me che è spottato rosso. Sbaglio o qualcuno sta plantando? Io, sì. Ma come? Ma quando? Ma perché? Non hanno rotation. E quindi dillo, no! Porca troia. Noi siamo ancora giù, siamo. E se ce ne passa uno, ce ne passa. E io il capicao qui. Dai, cazzo di capcan. Per colpa di Jesse, hai visto? Per correre sopra, quasi lì. Però ho messo un pugno d'aria sotto il plant, in teoria. Vendite dove c'è Bigardia. Sì.
Jessica. Panico. Abbiamo rischiato veramente di regalare un round. Ah, com'è sta cosa, ragazzi? Se lo ripeto. Ma qua. L'ho detto io fino a prima, ma non mi avrebbe scannato. Adesso invece pure lui tutto. Tutto. Quando parte, parte, Andre. Non fa niente. Ma non posso. Ah, ok, tra due giorni posso dare l'encomio. Pizze. Andre, mi raccomando, non startare. lo so che non posso startare. Adesso entro in live e vedo che sta annullando. No, non vedi che riconnetti con il classificato, mi dà ancora. Assolutamente. Vi invito. Ti ho invitato. Ancora meglio. Sai che sarei sopra Jessica. Quanto ci si diverte con poco? Con pochissimo. Con Max Verstappen. No, sei sotto Jessica perché fai schifo. Io posso no. Perché sono io. Chi hai? Chi si è uniti? Ok. Chi si è unito? No! Vabbè. Ma che? Entrata. Entri, esci. Ciao! Ma chi? Ma cosa? Ma che è successo? Non guardi. È entrata Lilli. Ah, cioè, non guardi. Ma non ho le notifiche. Non è che non guardo. Non ho le notifiche. Non tengo il party aperto. Tengo Rainbow. Ma le... Ho sentito. Aspetta, sei tu il capo squadra. Oh, Maria, che incubo la mia vita. Non posso fare tardi. Non posso né scendere né salire. Di rank. Né scendere né salire. Ma che intanto apro il pacchetto. Se me lo fa aprire, magari. Voglio Dai. Arrivare rame. Lilli, non abbiamo PS5 e cosa va a fare lo State of Play che non fa vedere mai un cazzo? Ha annunciato un Silent Hill gratuito per PS5. In culo a loro, se no stasera eravamo in live su Silent Hill noi. Maledetti. Stai dando la se no adesso sai che cosa faccio. Sì. Cioè, esatto. Stavo per dire, se no adesso sai cosa faccio. Che pensi della questione di Attila? Fatto che stanno facendo la remastered, sinceramente sono un po' stanco di tutte queste remastered. Ah, ma sei bravo. Io mi sono fatto un Antonio, fai bene. Ma io sono un po' stanchino di tutte queste remastered, cioè non ho... Devono fare il film, non è la serie, proprio il film. Sapevo della serie, sono curioso. Porca pupazza. Sei riuscito a leggere il mio pensiero. Del fatto che sei stanco anche tu delle remastered. E che sinceramente non sono qua in attesa di dire guardo un vecchio banco gioco. O laboratori, Martin? Banana Mapper. Perché ci sono solo io? Alphabet. Io sto già votando. Lo so. Sì. Ok. Guarda. Porca puttana. Fammi togliere un attimo qua il pensierino che mi era spuntato. Ok. Cioè non sto qui. Purtroppo non è che sto qua a dire non vedo l'ora che facciano la remastered di quel gioco che ho giocato 5-6 anni fa. O anche 10 anni fa comunque. Cioè non è che sto a pensare questo. Penso a chissà quando è che faranno un bel gioco. Già le risorse sono quelle che sono. Concentrarsi su un qualcosa di originale, no. Infatti, cioè, tipo Ubisoft, la butto lì, che vuole fare la remastered di Splinter Cell. Bello. A me Splinter Cell piace un casino. Sono cresciuto con Splinter Cell, Metal Gear e altre cose. Però non è che sto qua a dire non vedo l'ora che mi facciano Blacklist remastered. Non vedo l'ora che ne facciano un nuovo capitolo. Possibilmente il vecchio team di sviluppo, perché se lo fanno adesso come minimo mi introducono la questione dei livelli come su The Division. Morto lo stealth in Splinter Cell, morto proprio Splinter Cell, lo buttiamo, fine della storia.
E quindi sì, sì, dalla sì. mia parte, cioè, tipo, sono contentissimo che stiano facendo la remastered di Metal Gear Solid 3, per esempio, perché è un gioco a cui ho giocato tantissimo nella mia vita. Cioè, io penso di aver passato mesi su Play 2 a giocarlo e rigiocarlo. Sono cresciuto con la saga di Metal Gear dal primo all'ultimo. Il 5 fa cagare, ovviamente. E dai, però non sto qua a dire wow, non vedo l'ora che facciano la remaster del primo, del secondo e cose. Fatemi qualcosa di nuovo e basta. Difendete le bombe. Non avete idee, niente, mettete da parte i soldi, prima o poi vi arriverà un fulmine e direte wow, facciamo questo mega progetto. Sì, nel muro l'ho sparato, che problemi ho? Lo scappio. I farò dei short. Faccia. Non hai voglia di investire in un nuovo gioco? 10 secondi. Madonna quanto l'ha messo largo il jammer mute. Ho vinto! Contro Laura! Ma chi è che ha messo? Hai messo adesso le corazze, hai messo adesso le corazze, vero? Sì, ho messo adesso le corazze perché stavo. Vabbè, la userò io quando vado a terra, va bene. Sta diventando una rarità, no. Sì. Cioè, sinceramente mi sono rotto un po' le palline che deve uscire un nuovo gioco. Qual è? Assassin's Creed, Call of Duty, il nuovo Popolo Max Verstappen. Esatto. Il nuovo COD. Barricato mentre rompevano la finestra. Spettacolo. Insomma, siamo sempre lì. Non... Ah, cazzo. Non c'è originalità. Non c'è una cosa che dici. Ragazzi, hanno annunciato un titolo che si chiama Sto cazzo. Sono curioso di vedere com'è. No. Ragazzi, esce il nuovo Assassin's Creed. Ragazzi, esce il nuovo FIFA. E siamo lì. Ho fatto Maverick. Da 60 anni che va avanti così. Sto cazzo. Martin ha vinto finalmente. Sto cazzo, esatto. Ma orca troia, ma c'è il Twitch sulla finestra. Vi stai attento. Non so. Minchia, meno male che mi sono torto. Tolto. Sulle scale. Sulle scale. Vediamola. E beh. A dir poco Rapid Fire Cronus, l'amico mio. Segnala trucchi. Verificheremo. Mi farò ammazzare di nuovo da Cluster. Per verificare. Cambio caricatore. Occhio alla Twitch per te, perché mi è apparso Cronus con Rapid Fire. Ah, pensavo fossi Warner. Sempre più strano. Sempre più strano. Ma di... Quindi, io... Franceschino, devo buonasera. Quindi boh, io sono sinceramente forse l'ultimo gioco che ho comprato, ragazzi, che ho proprio detto wow, bello, questo non vedo l'ora di giocarmelo. Non mi viene in mente nulla. Cioè, non mi è passato così tanto tempo, perché ormai gli unici giochi che prendo li prendo per dal plus, comunque aspetto e basta. Andrea schiaccia i ricci col culo. Sì, confermo. E tutto a posto, Franceschino, tu come stai? Lilli ha riscoperto la funzione text to speech, purtroppo. Se l'era dimenticata. Andiamo giù. Martin, ma sai che veramente non mi ricordo qual è l'ultimo gioco che ho comprato? Oggi mi sto dando alla pazza gioia. Cioè, l'ultimo gioco che ho detto, bello questo, lo compro e lo voglio... Non vedo l'ora di arrivare a casa e giocarlo, di scaricarlo e giocarlo. Cioè, i giochi che ho scaricato fino ad ora, li ho scaricati dal Plus, li ho scaricati perché sono gratis. Ho comprato dei DLC di altri giochi, tipo Destiny, signori, ho comprato... Un casino di DLC Destiny.
Voglio giocare, vediamo cosa ti offre a casa. Avvisami la gentile clientela che abbiamo perso l'originalità. Quindi beccatevi questo Minestrone Remastered. Ok, mi metto a giocare a campana tibetana per Xbox Series X. Praticamente sì. Cioè, giochiamo praticamente sempre a Rainbow perché... Ma ti sposti dalla minchia, Dio santo. Giochiamo praticamente sempre a Rainbow per lo stesso motivo, cioè. Sia perché non abbiamo un cazzo da dire, sai, non vedo l'ora di... Oh, fra, ci mettiamo su Ghost Recon, no? Ti passa la fantasia. Sinceramente. Senza te, sto coglione. Cioè, io... Non vorrei dire una stronzata, ma veramente forse l'ultimo gioco che ho comprato è stato Dark Souls 3, ragazzi. Quello ha quittato. Sì, la vicina l'ha buttato. Per il K-Free. No, può essere. Ricarico! Vabbè, c'ho il Twitch, Andrea. Nuovo caricatore! Mi fa piacere, Franceschino! Fatto il Twitch. Fatto no. Bravo. Sai che si continua a leggere tra noi dello staff, sì? È fuori bagno Ivana! È a testa in giù! Quello è rientrato un po' troppo presto. Bravo! Ciao, Marti. Missione completata! Andre Paolo. Ma come Paolo? Gianfranco. Martin. No, no, basta. Gianpaolo. Ti scomunico. Che è un papa che cazzo scomunichi? Cos'è, una chiesa? Ti scomunico, Andre. Andre, Andre. Ti rubo il warden questo. Mi è finito il castello del clan. Chi cazzo è Paolo? Sono cacato. Pure lo scagliapietra, interessante. Non lo so nemmeno io. Chi è Paolo? Martin, dobbiamo fare le 2v2 perché prendiamo i gettoni e ci prendiamo la l'emote fantastica, quella dove insultiamo l'avversario. Facciamo wow, pecca di Christ. Difendete l'aria e proteggete le bombe. Interessante. Ma così finisce che non studio più. Ma è che senso? Chi è che mi coltella? La torre infernale. Ma cazzo vuoi? Ma non sei tu che mi coltelli? Ma perché mi segue? Warden? Sì. C'è un testa di cazzo. È un pino, È un pinotto. Quanto è che sto cercando la bomba? Le persone che mi dicono cosa devo fare mi sono sul caso. Levati. Camera in campo. Il nemico ha trovato la bomba. Ora ci muoio, Andrea, tu non hai il pompa, eh. Oh, dai, impact se proprio dobbiamo. Dimmi, Marti. I buchi bassi. Stanno brecciando qua, Ivana. Dove? Guarda Ivana che cammina con la Kairos in mano. Spettacolo. Fatto, Marti.
Sì, perché ti sento già qui? Ma hanno bruciato da dietro? Perché tutto hai rotto, Jessica? Perché tutto? Troppo, vabbè. Comunque di là non sono spawnati, Ma con chi ti sei messa? Con un impiegato GameStop? Lili, di che fa il regalo Andre che regala la P5? Di che hai un fratellino più piccolo che poverino è alla fine dei suoi giorni e desidererebbe tanto una Play 5. Ho preso solo il ferro. Non vedo un cazzo. Hai capito che trick che fai, pana? King davanti a porta bomba. Niente. Stessa situazione io. La rampinata testa in giù, oh, ma questi qua mi hanno già rotto tre quarti, veramente. Metodo. Bel metodo di planta, dai, per carità. Sì, non si vedevano neanche i colpi. Sai che cazzo ha fatto Ibana? Ha messo le cariche su ogni finestra e le avrebbe attivate dopo. Cioè le stava attivando adesso praticamente, tutte insieme. Missione fallita. Difensori uccisi. Dai, io sì, si è visto chiaramente che si stava facendo destra e sinistra senza mirare pure. Nelle prime due. Beh, sì. Porca troia, è vero, c'era lo sponchi da fare. Andrea. Ehi. Vabbè, lo so. Bravo. Siamo contro quello con il Cronus e il Rapid. Dovevo trovare lo sponchi. Perché sennò poverino il KD. Bravi comunque in questo round. Insomma, sono stato un po' disperso, non ho capito niente. Però grazie. Devo capire Lilly con chi si è messa, perché mi ci metto pure io a sto punto. Stavo per spegnere la play. Come la stai per spegnere? Cosa stavi per premere? Sì, perché mi stavo mettendo offline. Non posso fare offline, ho fatto... Oddio, veramente. Meno male che c'era l'opzione da scegliere. Mi sa che il Kaid l'ha messo sotto, non lo so. Controllo. No, guarda, l'ho messo qua, guarda. L'ho messo qua e uno qua. Ah, vabbè, tipo anticali. Proprio, guarda. Uno sulla luce, l'altro sulle freccette. Dovete localizzare e disinnescare una bomba. Vai, maga, Monini. Amonini. Dove andiamo? Forza, Crusitti. Ha fatto botola, ha fatto botola. Laggo, fra. Sì, però no, non capisco se laggo o se non vuole salire il gradino il drone. Brecciamo. Ah, cazzo. Che? Hai trovato la bomba. L'ho fatto troppo alto. Ah, che sono troppo alto. Basta. Cioè, ma guarda quanta vita mi ha tolto.
ti ha preso a te. A me almeno mi ha preso a lui. Ricarico! Col cecchino, eh? Quanto cazzo sta stronza! Ho visto una gu, mi sa che c'è liscio. Sì. Una inter... ok, una interazione coperta e Oryx è qua. Molto di palle questo. Un po' in ritardo gli è arrivato il guantappino, però almeno gli è arrivato. Sento uno qua. Che è sta storia? Scusami. C'è il pastore? No, sentivo uno sul bridge, ma non c'è un cazzo di nessuno. Ma? Giù. No, c'è Id. Sì, sul bridge. Dove proprio. Dove? Era sulla lavatrice, lascia stare, frate. Sì. Sul bridge. So. Oryx sarà sotto botola? Che dici? Probabile. Lesion. Può sempre risalire almeno. Ok, si è sprecato il C4. Dietro la cassettiera a sinistra il Kaid. In fondo a sinistra, in fondo. Attaccante neutralizzato. In fondo a sinistra, Andre. Fanculo. Era nell'angolino quando ho sparato. Fanculo. Beh, era più a sinistra dove era. Cose sporche. Non si vedeva. Chi avete sulla lavatrice? No, c'era il nemico sulla lavatrice. Che cazzo. Mi piacerebbe proprio tanto Lilli poter dire una frase simile nella mia vita. Sì, è molto probabile che fosse nel periodo del bucato. Eravamo lì. Vadi, non ci incischi. Cioè, veramente è una cosa incredibile. Dovete localizzare e disinnescare una bomba. Hai trovato Andrea, colpo in testa, pam. Ti prego. Oh, basta però, Finché scherziamo, va bene. Poi stiamo esagerando. Cambio caricatore. Faccio come Ibana, metto le cariche qui e me ne vado. Stavo per andarmi veramente proprio all'aldilà. Passando di davanti. Oddio. Finito lo spazio. Dai, Andrea. Frost ha appena chiuso qua. Perché ti sei tentato io no? Perché non sai tirare le cose, caso. Non c'entro i buchi. Che cazzo è il ram che mi ha fatto venire il coccolone? Guarda, su scale c'è la gu, attento. Siamo stati spottati noi di qua, eh. Vabbè.
No, no, zio, non l'ho vista questa cazzo di trappola. Se il RAM mi si togliesse dal cazzo una volta nella vita, io mettevo il pugno d'aria e comunque ti davo tempo di rialzare. Era il morto. No, zio, proprio zero, non l'ho proprio vista. Di fianco al coro. Dietro, dietro, Lazio. Scale dietro, Andrea. No, ok. Sono molto contento sulla bravura dei nostri alleati. C'era uno. Già se non picca. Non picca. Ah no, no, è deciso da qua. Ho rotto il Trax. Sono cacato. Sei contento? Certo, meno 10. Ma non sei contento? Meno 10. Caproia. Avevo smesso convinto per mezza frazione di secondo, poi ho detto come meno 10. E niente. E niente. Ah, che tu che tiri i Trax lì, che mi deve tirare il C4. Sì, ho rotto il cazzo, pure quello. Quella non è una. Finché la barca va. Andre. Domani mattina ci sei, Andre? Andiamo a fare colazione. Ah, domani mi devo alzare di mattina in realtà, quindi... Sì. Vabbè, andiamo a fare colazione. Domani tu non hai capito cosa devo andare a fare io. Devo andare in comune e ci dico a quella... Ehi! Tu dovresti avere una carta di identità con la mia foto sopra. E lei mi foto dice: oh mio Dio, sei proprio tu. Mi aspettavo. Si piscia addosso e mi dà la carta di credito sulla. Ti aspettavo. Sì, funziona così. 5 secondi. Cambiato da poco, sai? Come fanno ad essere sopra, Jessica? Perché... Ho detto fammi una toga. Spettacolo, Kaid. Jessica, come fanno ad essere sopra? Sono in cucina. Chi hai detto che sono sopra? Sei scemo. Ma tu vedo. Solo se non può prescindere. Quello mi si è rotto dalla nave. Ah, sei cretino. Oh, e dice sì, non da per sei solita. Martin, sono perpetrato io. Dov'è che sei tu? Perpetrato e anche perpetuo. Perpetanza? E per Leandro. Ma tu non hai le cariche di eruzione pesante, no? Tu ci avrai le Claymore. Sì. Ah sì? Io sì, ho le cariche di eruzione. E la Brett Chamo. Di evoluzione? È un Pokémon. Gente qua, Breccio, gente allora. gente qua, sento passi? Dei tacchi? Io ho brecciato, sì. No, non è vero, non c'è nessuno. Vabbè, guardo la porta io, fra, metti che arriva gente. C'ho il pulso da me. Sì, penso che arriverà il puzz. Puzz. Aspetta, ma da che porta dici che arriva? Dalla tua. Ah, ok. Oh, speriamo di no, perché lo mancherei. Io posso plantare, anzi. Se poi ti metto il pugno d'aria, frate. Ricarico, copritemi. Vabbè, fra. Però non ce l'hai tu il plant, e questo è il problema. Stavo per dirti, vabbè, fra, allora plantiamo, però.
della Cisco. Io me lo sento che mi inculano. Merda. Dall'altra parte. Solo dove cazzo hai plantato? Me lo spieghi? No, non hanno plantato ancora. Officina meccanica. Quello si sta cercando la cazzo di kill. Officina meccanica, officina meccanica, officina meccanica. Che cazzo sta officina meccanica, zi? È da me. Sì, ma perché questo non planta? Rimangono 15 secondi. Oh. Nato col culo! Ma non è possibile che potevamo plantare da due minuti però, raga! Dai, minchia. Perché? Perché devono averlo i mongoloidi? Quello è quello che balla le pezze, la carina con le pezze, può essere. Che idea cos'è? Come prendo le distanze? Aspetta! Ci ho riflettuto adesso! Chi è che ha il plant? Scusami. Mi è uscito proprio pam, cazzo. Mi sono perso. Mi è uscito dal cuore. Mi è uscito dal cuore così, senza pensiero. Senza pensieri. L'impero mongolo sì, e i suoi tempi. Ma... Io l'ho giocato, tra l'altro, su Ghost of Tsushima. Ecco un bel gioco che ho giocato. No, ma infatti... Molto diffusi su Rainbow, si sa, perché la comunità comunque asiatica... sui giochi tryhard, ragazzi. Yoel Gangster è palesemente un nome asiatico. Si vede da lontano. Sicuramente dell'impero mongolo. Mannaggia. Meno male che ci sei tu, Andre. Sono convinto meno di questa male cosa. Che Andre, cioè... Dobbiamo rivincere attentamente. Perché poi a una certa il mio cervello ha fatto un reload di tutto quello che hai detto. Ho detto ma lui non può dire questa cosa. Ferma tutto. Stacca. Che poi non ha detto niente di male, perché semplicemente stava elogiando il nostro compagno. C'è di nuovo lo smoke, raga. Non ci interessa, raga. Sì, che dovete dire delle virgole. Vabbè, delle virgole, delle vongole. Ma ho messo la virgola, non ve ne siete accorti? Sì, lascia stare. Lui ha scritto vongole, ma io ho letto virgole. Ma fai in sinistra? Io l'ho già vista da qualche parte. Come l'altro giorno, Martin, che dovevo leggere il microfono, ho letto tricofono. Le coppole? Sì, bravo. Sono molto fiero di te. Siamo online. Telecamera posizionata. Ragazzi, gli ho buttato una sentenza a quel povero uomo. Andrea, ma non ho capito dove l'ha messo il mio. Ragazzi! Ma nemmeno fa così, però! Fatevi le coccole. Vabbè. Scusa. Non si possono avere due problemi un attimino, che subito lui... Ma chi Andrea, il caid è lo sapevo io che era Jessica, sì. Cioè ha strisciato... Ha strisciato fino a qui e poi davanti alla finestra si è messa in piedi. Boh. No, vabbè, più vicino alla finestra, va bene. Sai che c'è? Io entro. Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo qui che aspetta solo te. Adesso che ci siete voi. Scusa! È morto il briser, hai visto, Fra? Sì. Perché sulla lavanderia, sopra la lavatrice, ha fatto il buco. È due volte che muori così. Mi raccomando, se riusciamo a fare un terzo round, muorici pure la terza. Va bene. Sarà fatto. Ai ai. Faccio partire un drone. È morto. E quello è il plant, ovviamente. Zio, drone non hai visto. No, sì, ho visto dal drone. No, da dove cazzo mi ha fatto adesso?
Ying in destra. Che trovi? Ying in destra. Sì, però non posso prendere veramente porta, il plant ogni volta io e il gangster e metterci 8 mesi a plantare. Che cazzo? Non glielo faccio prendere più sto plant di merda. E ha preso il pugno d'aria di rete. Sì, è spottato di rosso, se hai notato, amico mio. Anche il Legion ha appena volato. È il Legion che ha preso il pugno d'aria, infatti, prima. Ah, ok. Due volte. Stavo dando il mille. Dove vai? Dove vai? Te l'ho pingato lì, vai lì, cazzo. L'ha ucciso. Gliel'ha tirato in testa il lumen. Commozione cerebrale, a posto. Allora, solamente perché siamo in difesa, perché sennò avrei schippato subito il triangolo. Avrei ciappato subito il triangolo. Sì, sì, plantavo. Subito. Allo spawn. Sì, sì, sì. Dai. Zio, cioè, io sono entrato, mi sono fatto Kaid. Mi sono fatto Kaid. E la che era davanti a me non mi ha neanche visto. Neanche visto. Mi passeggiavo pure intorno. Si è fulminata la scheda. Per un attimo è andata via. Chi si è fatto? Cosa chi si è fatto? Annina! Mi avete convinto? Sì. L'abbiamo convinto. Ragazzi, no, adesso dobbiamo obbligarla. Mi sono perso una parte di chat. Non lo so. Boh, l'abbiamo convinto. L'importante è quello. Come sta andando? Una vinta con... ti riguardi la live da zero? Bravo, pare che abbiamo i telecronisti adesso in live, mi raccomando. Comunque una vinta. Jessica sta facendo come solito del suo meglio. E anche del suo peggio. E questa è la seconda. Porca pupazza. Ma adesso basta. Il muro è fatto! Il bridge, il bridge, il bridge, il bridge. Squadra d'attacco ha trovato una bomba. Prepararsi all'azione nemica. Fatto, ma zitta Jessica, Dio santo, veramente quando fai così mi fai il Cristo. Anche tu. Guarda te, guarda. Zitto, zitto. Con che autorità, veramente bello. L'autorità. Niente kill per YouTube check. Che non sono io, perché ho cambiato nome un secolo fa. Ricarico l'arma. Sì, riuscito? No. C'è di nuovo Twitch col Kronos e Rapid Fire? Probabile. Non ce la faccio? No. Vorrei evitare. Ah, guarda qua che bellino, hanno aperto la finestra. Sto ricaricando! Ti saluta Anna Mappi. Ciao Anna. L'avevo visto con la coda del glocchio per guardare la chat. Cioè non la guardo io durante il round, la guarda Jessica. Dico, ho il telefono proprio davanti alla faccia. Chissà perché stai facendo 07. Palle, pianoforte. Biliardo. Biliardo. Finca. D'occhio attivato.
Lo so, amore, lo so, amore, te l'ho visto, te l'ho visto prima. Lo so, amore. Che succede lì? Pensa a te. Pensa a tu. Uno su squalo, praticamente. Capitano! E questo gli arrivano alle spalle correndo. Tutti e tre qua sono. In due fa. Scappa! Accanto! Non avevi... di Fassetti! Non avevi più il C4? No. Non è vero, ce l'avevi, stronzo. No, non ce l'avevo. Ti ho comprato il biglietto per Torino, Andre. Oh, per quando? Capitavo, mi ha preoccupato. No, no, sì, questo ha preso ancora il plant. Io lo killo, te lo dico. Aspetta, magari... non posso andare in chat di gioco in realtà io, perché non ho un microfono collegato alla play. Però magari sai, la diplomazia, tipo, se lo accoltello tante volte lo capisci. Salvo un intimo, così ci sono io, ma andrei con io. Ma scusami, fallo un giorno prima e vengo per il tuo compleanno. Vieni per su, Marci. Cosa? Lilli, ma se l'altro ieri hai detto che tu per la prima volta a San Valentino nella tua vita hai qualcosa da fare. Compleanno per me, San Valentino per Reda, ci sta, ok. Attenzione, il drone. Vabbè, vengio due giorni, vengio. Easy. Martin, come agiamo? Innanzitutto prendiamo il plant. E il drone. E l'altro drone. No, sono sotto, porca troia. Ehi! Dov'è il mio drone? Cagalo quel cosino giallo. Hai perso il disinnescatore. Bravissimo, vedi? Il disinnescatore. Conosco il linguaggio universale di Rainbow Six, frate. Lo accoltelli vuol dire che puoi il plant. Easy. Allora, sopra non vedo nessuno. Devi fare un po' di vertical? Un bagno? Nessuno? Vigil, sento Vigil ma non so dove. C'è Yana che corre, non so se senti lei. Non è il clone. Una è in bagno. Yana è entrata da sopra correndo, posso credere che rompe il cazzo a me, so... So pronto, so... Breccio. Ragazzi, la macchinetta del caffè. Com'è che non c'è nessuno? Oh, è sopra o è sotto, Andre? Non è più di cam, Martin? Dove vuoi che sia? Sarà in bagno. Martin, dammi il plan. Fatto. Dietro il letto.
sdraiato, dicevo io. Ti giuro non l'ho visto. Ma neanch'io col drone. Meno male. Sì. Quello è andato, ci ha mandato la D. Che voleva lui il plant, capito? Che voleva lui il plant. Sono troppo contento io. Oh, ma cosa? Ma che è? Che lo passa con me? Io ho già dato, ma sinceramente non vorrei tornare qui in brutti momenti. Ah, nemmeno io, gli scorpioni mi assalivano. Pure tutti i pensieri. Sono invidioso perché io ho un ragazzo che mi porta dove voglio e mi porta sempre cibo. Io sono invidioso? Che sono arrivati. Chi è arrivato? Invece farne un'altra, Martin? I turni della settimana. Avvio. Non è cresciuto nessuno però in questo round. Sono troppo contento. Zio 4, 6, 7, 8. Sì, per una volta mi dice che la mia reputazione è salita stimato. Ed è veramente salita stimato. Cazzo. Alleluia. Ma scusami, ma i miei punti come fanno a essere 58? Sono un po' pochini. Interessante, lavoro anche domenica. Spettacolo. Nice. Però sono volentiero. Ma quando arriverà? Buonanotte Nina. Grazie di essere passata. Ciao Nina, buonanotte. Sogni d'oro, bella. Ma ti voglio bene anch'io, Nina. Entro l'8. Allora sì. Vola. A questo punto vanno canal, ti giuro. Oggi mi sono arrivate le scarpe e devo restituirle. Beh, c'è da dire che comunque tu a livello di scarpe hai un'esigenza un po' più grande, ma devi restituirle perché ti fa male, appunto, perché hai un'esigenza particolare o sono della misura sbagliata. Io Andre non riesco mai a trovarle un paio di scarpe adatte a me. Non si chiudono. Ah beh, allora spettacolo. Che non me lo porti Lilli? Ho i polpacci enormi. Dovresti smetterla di camminare per un po'. Provato a strisciare? Mi entrano al braccio. Madonna. Cammina sulle braccia, fai... Vai di verticale. Così il sangue va alla testa. Ru 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 ru. Martin Verstappen. Veramente gli metto. Mi ha mandato la foto che gli entrò nel braccio. Però belle. C'è un bello stivaletto. Un bello stivaletto. Si va a letto. Avevi capito che era quella la cheat lì lì. Sono minuscole. Beh. Puoi sempre riutilizzarle. Tipo. Oh. Tipo 35. Butto lì. Sai gli artisti che hanno tutte quelle cazzate decorative a forma di qualcosa? Facci un vasetto, cioè le riempi di terra e ci metti dentro una piantina. Vabbè, un numero normale, 37 e mezzo, dai. Non è neanche esagerato. Io porto 41 lì lì, fatti capire. Io per trovare un paio di scarpe devo sclerare veramente. Esatto, vedi? Scorpio ci arriva.
drone ha trovato la bomba. Siete che Scorpio? Ah, ok. È stato accettato all'Accademia d'Arte. Io c'ho il... come cazzo si chiama la cosa sopra la pianta del piede, che collega la caviglia, la... il collo, il collo del piede alto. Non riesco a metterlo in una scarpa adatta, è un casino. Martin, la partita è finita, andiamo. Andiamo. Ho un'idea incredibile. Ah sì, sì, sì. Per fare milioni di dollari io e te. Oh, noi sì, abbiamo tutti quanti un collo del piede, ma nessuno ha mai fatto una sciarpa per questo collo del piede. Perché non la facciamo io e te? Perché vuoi una sciarpa? Posso brecciare? Breccio. Martin, è successa una cosa particolare, sono rimbalzato. Io l'ho fatta, aspetta lì. Ma dove sei rimbalzato? Fra, sai quando sali su e invece di entrare in finestra vuoi risalire sul tetto e lui ti fa entrare in finestra? Uh-huh. Mi ha fatto questa cosa, ma c'era il castle davanti e sono rimbalzato. Quindi, particolare la cosa. Non ho molto altro da dire. Mi stai rubando. No, volevo solo scendere qua, però siccome è bracciato voglio scendere con cautela. Ram. Vigil sotto. Aspetta. Non vedo un cazzo. Zio. Ti sei bloccato? Dove sei, Martin? È scomparso il vigil. C'era smoke su scale che ha tirato la smoke. Ricarico! Io sono scemo però, eh. Ce n'è uno in garage. Ho messo la moto slitte. Fatto vigil. Blanto, copritemi. Cambio caricatore! Ma chi è con ste flashbang? È su scale, arriva Bibbio. Ancora. L'altro sta salendo bianco. Sotto, mi ha appena tirato la smoke qua. Perché? Stavo per sparare al Ram. Ah, ti ho hittato. Se finiva mezzo secondo dopo il round era morto Zero per mano mia. E anche tu. Come? Perché devi tu hai tato. Io pensavo che tu ce l'avessi col nemico, non con me. No, tu avresti fatto Zero, io avrei fatto te. Vabbè. E quindi Martin, le facciamo le sciarpe per il collo del piede? No, io pensavo più un... No, non lo dico, dai. No, meglio di no. Infatti. Un calzascarpe per le calze. Un calzacalze. Lo agganci tipo mollettina, tiri su e poi lo sganci. Grande, Andrea, ti sei fatto tirare la coltellata. Ah sì? Non faccio caso. È su, è su, è.
Sopra ho messo il caiglio. Che l'ho stato io. Ragazzi, noi siamo poveri solo perché siamo umili. E l'ho rimesso. Tolto, l'ho rimesso. Tolto, l'ho rimesso. Tolto, c'è. Allora, siccome il nemico vorrei che mi arrivasse in braccio quando prende il pugno d'aria. Arrivo. Disattivo l'elettronica. No, per favore. Sì, non so da dove mi sperava cadere. Motivatore mentale di stivaletti tristi. Ma in che senso? Come funziona? Ti prego, dammene un esempio. Martin, ti senti un po' in sovrappeso ultimamente che usi spesso il titolo? Che hai? Ti manca la palestra. Eh sì, manca la palestra. Hai perso il disinnescatore. Bacci. E il 17 c'è l'inaugurazione. È vero, maledetto. C'è un cazzo di nessuno. Martin! Una figura nera e paraumana. Pronti, Argus in posizione. Frate, mi sono cacato, eh. Ma che non è... È sopra il caide, quindi. Minchia. Se lo possiamo definire sopra. Era sopra di me, in braccio. Sto ricaricando. Il maestro. Adesso dove è maestro, dove è là. Ecco qui la cosa di maestro. Ma che è? La bomba è vuota, fra. Ma questa è la bomba, lasciano la bomba vuota. L'unico uomo che prende il pugno d'aria e si salva. Con tutti noi qui. Eh sì, perché ce l'ho di fianco a me. Due round vinti senza fare un cazzo. Siete gli stivaletti che piangono. Dalle piante dei piedi vuol dire che non sono pronte per uscire all'aria aperta. Lì entra in gioco il motivatore mentale del stivaletto. La gente compra tante di quelle stronzate che secondo me questa cosa è quella che venderebbe di più tra tutte quelle che abbiamo elencato fino a mo. Ma pure un motivatore per pesci rossi venderebbe. Tipo, vedi il tuo pesciolino rosso che sta troppo fermo in un punto dell'acquario? Ci penso io. No. Fidati, secondo me ce la facciamo. Chi avrebbe... Ah, ok. Meno male che domenica esco alle 8, eh. Oggi esce alle 8 o alle 7 e mezza? Così. Alle 6 e mezza. Se esci alle 8 vuol dire che tu puoi staccare a mezzanotte a luna. Sì, proprio. Le due? Alle tre? No, oggi incomincio alle mezzanotte 4? E mezza. Poi anche settimana prossima farò mezzanotte e mezza 8, mezzanotte 6. I soldi ti hanno cambiato. Quando eri povero non avevi un lavoro. Beh. Invece il drone
Chissà perché. Da quando hai i soldi hai un lavoro. E da quando hai un lavoro, hai un lavoro, non ho i soldi. Vabbè, sì, certo. No, no, non da quando hai un giubbotto, non hai i soldi. Ma anche l'ha messo la cam in caminetto. Ma che caminetto? Ma che caminetto? Figlio di merda. Bello questo complimento. Fa pure i complimenti. No, non c'è più. Hai capito, Marti? Perché lei non la sa fare. Oryx in che cazzo è di trofei, no, che cazzo è? Dove è uscita piano del C4? Cambio caricatore. In biblio. Irruzione. E quella è una biblioteca. Eh sì. Soltanto di teche. E come la vuoi chiamare? Interessante. C'ha le librerie, fra, dai! Su, fai il serio. E quel delle teche, che cosa serve? Vabbè. Ci avrà nei libri? Non lo so che. Ma che cazzo suona tutto qua? Che vita di merda! A sto punto. Io prima non l'ho rotto perché se no faceva troppo bordello. Adesso invece. Ma dai, che era in bagno dentro la vasca, raga. Qua è bracciato. Il pescatore è stato recuperato. Drone attivo. Qua è bracciato, però comunque c'è ancora Oris. Minchia, 40 da 40 metri di distanza ti vede con tutti quei buchi che ha fatto. Lo so. Clamoroso. E non c'è una cam, un drone che lo possa spottare. Argus piazzata, non è capo. Come glielo spieghi ora a questi di non entrare lì dentro? Aspetta. Bello. Aspetta, dovrei avere una cam. Ah no, non c'è più. Innescatore. Martin sta tenendo la cam. Secondi. Dai, li avete. Ma perché sei entrata da là? Sotto, è sotto. Mancano 5 secondi. Sì, lo sa che è sotto, io sto spottando il rosso. Ma lui va a plantare un punto del cazzo, dove sicuramente era spottato dalla cam di Valkyria. Che troia. Perché sei entrata da là? Cioè, entri sempre dalla porta, mo sei entrata da finestrone. E mi dice No, che avevo visto l'altro che stava andando a plantare, ho detto fammi andare a coprire da di là, dice. Ma puoi coprire da fuori, perché sei entrata dal finestrone, sapendo che c'era comunque quello, no, in biblioteca, no, che te l'ho detto prima? Entrata, non ero entrata, ero fuori finestrone quando sono morta. Mi ha fatto dal balconcino di là con le sue scale. Antibibio, mi ha fatto. No, ho sbagliato, porca troia. Puttana. Io che non piglio Kaid. Capirai che differenza avrebbe fatto. Vabbè, deciderà per non farli brecciare tanto. Tanto non hanno Thatcher, Twitch e altre 100.000 minchiate. Ah, sì, quello sì. No. Tu hai attivato. Mi sono lavato i capelli. Sì. No. E me li sono pure fonati. Dice. È per pelacchiato che ci vuole. Porta con trappola, stavi alla larga. Che? È spelacchiato che ci vuole la parte capelli. Sì, proprio. Domani mi faccio a zero. Non mi ho fatto tanto. Okay. Che la farà vedere i live. Ok. Vabbè.
detto, l'hai detto, eh? Sì, sì, l'ho detto. Frost, da rotation. Chi glielo scrive a Frost, vede faro dei... La posizione delle bombe è sicura. Imboscata pronta, state alla larga. Niente. No, qua, vabbè. Mamma mia. Stanno penetrando da Biblio. Sento Nomad. Un po' vicino. Morta. Hanno trovato una bomba. Proteggetela. Cambio caricatore. Sto cazzo. Cambio caricatore. Da sotto. Frost, Frost. Assurdo. Panico, paura, Antonio. Andrea, dove sei tu? Su blu, ce ne... ho due in biblio. Io ne ho uno rampinato qua. Zero e Iana in, biblio. Cambio caricatore. Ed è arrivata Nomad da sotto. Dai, Frost, però. Giro. Abbiamo il plant, raga. Non so dove, ma c'è il plant. È entrato in bibbio, arriverà quest'altra porta. Trecciato da dietro. Da dietro. Da bridge. Quindi ho detto dietro. Secondi. L'ultimo. Biblio, frate. Un nuovo caricatore. No, ma rimangono 5 secondi. Avete raggiunto il tempo limite. No, cioè, si capisce la posizione montata. No, è incredibile, pure spottato il nemico da due mesi. E gli stavo pure sparando. Cantina, che chiama tutta la gente che non lo sa. Vuoi vedere che questi stanno dietro? Beh, guarda, non mi stupisco. Ah, ok. Ma stupisco. Certo. Muri che potremmo elettrificare, visto che abbiamo il dubbio se entrano da davanti o da dietro. Togliamo gate. E certo. E certo. Proteggete le bombe. Allora, Runi farà la rotation perché è brava. Posizione bomba compromessa, in conseguenza. Attivata, abbiamo un po' di tempo. Edi dimontato, che vengano pure. Cancello laser in posizione. Porta con trappola, state alla larga. Mancano 10 secondi. E tanto qua hanno touch, hanno cali. Barriera
Uno sto cazzo, io devo tenere i bandit davanti e di dietro. Non me ne frega un cazzo, se brecciano dietro insulto Jessica, sti cazzi. Prende bandit. Ma sì. Trapa, trapa, trapa. Imboscata pronta, state alla larga. Arrivano. Vai. Hanno rotto già il cazzo. Tirano le nade. Non mi vogliono fare trickare. Vabbè. E non ho dronato. Scusa? Dove mi ha fatto Dermite? Minchia, dalla roccia di motoslitte. Hanno montagne. Fatto fuse. Meno male. Io aspetto montagne, frate. Io non aspetto nessuno. Guardati dietro, stronzo! Non gli renderò le cose facili. Fatto termite. Io aspetto ancora montagne. Cioè Sledge mi è venuto a prendere, zio. Dietro Sledge. Cioè avevo fatto pure il buco per controllare il bridge. Morta Ying. Sledge era dietro. Ce l'ha Aruni? No. Ce l'ha Aruni! Le call di Jessica! Sparate completamente a caso! Ma mi stavo guardando lui perché gli stava sparando dietro. Che cazzo ti so io? Che cazzo stai dicendo? Jessica non ha sparato un colpo a Aruni. Jessica lascia la cava. Missione completata. Vabbè, abbiamo vinto. Sono primo. Vabbè, come sempre. Quanto manca? Mancano una decina di minuti. Con gli stessi punti, Andrea, con gli stessi punti. Non facciamo in tempo. Ci salutiamo direttamente adesso. Va bene, popolo, grazie a tutti quanti per essere passati, grazie mille a Scorpion, benvenuto ancora. Noi, anzi a Scorpio, perdonami, ti ho aggiunto una N di troppo. Noi ci rivediamo domani sera, magari con Resident Evil, se tutto va bene. Basta, grazie a tutti quanti per il supporto, shagari, shagari, shagari.